santo e peccatore, perseguitato e persecutore, vittima e carnefice. Davide è stato tutto questo insieme. C'è un solo filo rosso nella vita di Davide che dà unità a tutto ciò che accade, la sua preghiera. Quella è la voce che non si spegne mai. Davide santo prega, Davide peccatore prega, Davide perseguitato prega, Davide persecutore prega, Davide vittima prega, anche Davide carnefice prega. Davide ci insegna a far entrare tutto nel dialogo con Dio, la gioia come la colpa, l'amore come la sofferenza, l'amicizia quanto una malattia. Tutto può diventare parola rivolta al tu che sempre ci ascolta.